Ringraziamo il professor Nugera per la sua brillante esposizione. Sicuramente i temi da lui trattati ci consentiranno di avere una visione più penetrante di una tradizione e di una civiltà che ci appartengono. Lo spirito della cultura greco-calabra è in se stesso uno spirito vivo. Per questo, nonostante gli obblighi e le traversie, i suoi echi risuonano ancora nel tempo, attraendoci verso i suoi colori, la cui sintesi e la nostra identità. Diamo adesso la parola a Vincenza Stellitano, originaria di Rocuti, dottoressa in civiltà letteraria. Ha conseguito la laurea triennale nel 2016 in lettere, curriculum moderno, con una tesi sulla tradizione narrativa rocutese, dal titolo I racconti popolari di Rocuti, e la laurea magistrale in civiltà letteraria dell'età medievale e moderna nel 2019, con una tesi dal titolo Ipetamia, la morte, credenze, usi e costumi di un popolo che vive nell'oblio. A lei la parola. Calispera c'è Keramine Olo, Usimero iste ode, Keramine Domenico, Timu Donni setun logo, Ego Crazome Vincenzo Stellitano, Ercome Andor Rigudi, c'è Ego Imme Angonista tu Vincenzo Scinanca, O tu tone grazasi i fili tu. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui oggi e ringrazio Domenico per avermi dato la parola. Io mi chiamo Vincenzo Stellitano e sono originaria appunto di Rocuti, vengo da Rocuti e sono la nipote di Vincenzo Scinanca, è così che lo conoscevano gli amici. Grazie per l'invito, è per me un onore e un piacere essere qui oggi insieme a personalità illustri e seduta accanto a voi mi sento un nano tra i giganti. Vivo un'emozione particolare perché è la mia prima volta, la mia prima partecipazione da relatrice ad un convegno così importante, la cui tematica, l'identità culturale greco-calabra e il suo idioma, tra abbandono e riscoperta, mi ha da sempre appassionata, in quanto cittadina rocutese, portandomi allo studio e alla ricerca delle dinamiche che hanno causato l'abbandono, porgendo particolare attenzione soprattutto alla dispersione del popolo che ha portato alla perdita dell'idioma greco-calabro e alla perdita dell'identità culturale. Nel mio intervento quindi parlerò proprio del caso rocutese, un caso emblematico, un caso tra abbandono e identità appunto. Naturalmente trovo molto interessante quanto detto fino ad ora. Abbandono e identità sono appunto tematiche a me molto care, alle quali sono legata sicuramente per le mie origini e quindi anche in modo affettivo, poiché del caso rocutese ho sentito parlare sempre nei racconti familiari. Oggi cercherò quindi di delineare le travagliate vicende che il popolo di Rocuti ha superato con fierezza e orgoglio. Mi soffermerò sul forte senso di appartenenza nei confronti di una cultura che, ahimè, rischia di cadere nell'oblio. E sui sentimenti di nostalgia e di consapevolezza di un popolo che non ha ancora accettato completamente il cambiamento al quale è stato sottoposto forzatamente. Il senso di appartenenza alla mia comunità, che il nonno mi ha trasmesso attraverso i suoi racconti, e la passione che mi hanno accompagnato in questi anni, soprattutto dopo la sua morte, mi ha da sempre spinto a scrivere e parlare di quello che io amo definire il mio piccolo cosmo greco, come un dovere morale nei confronti delle generazioni passate. Le tematiche e i fatti che cercherò quindi di ripercorrere insieme a voi sono accaduti in tempi lontani dalla mia generazione. Io ho 26 anni, quindi non ho vissuto in prima persona il dolore e la sofferenza per l'abbandono del vecchio borgo. Non ho vissuto in prima persona il forte senso di disagio con il quale la mia comunità ha dovuto fare i conti da sempre, ma l'ho percepito negli occhi e nelle parole della mia gente e l'ho fatto mio. Così, nel fare domande, nel cercare le risposte, durante, ok.
Così, nel fare domande e nel cercare le risposte durante le mie ricerche, ho cercato di collocarmi in una dimensione intermedia tra ciò che ricordavo e conoscevo attraverso i racconti familiari e ciò che per me era nuovo, descrittomi dalle fonti orali a cui mi sono rivolta, facendo uso inconsapevolmente di quello che in antropologia culturale viene chiamato punto di vista emico. Ho tentato quindi di catturare le caratteristiche significative delle credenze, degli usi e dei costumi della mia cultura, senza disprezzarle, ma cercando di analizzarle e comprenderle con uno sguardo etico, interpretando quello che avevo ascoltato e collegandolo a ciò che avevo studiato. Non è stato sicuramente un lavoro di ricerca facile, ma è stato molto soddisfacente dal punto di vista umano. Mi sono sentita coccolata dalla mia gente, tra la mia gente e con la mia gente, stupita dell'interesse che avevo nei confronti del mio passato, perché purtroppo le generazioni nuove, le generazioni di giovani non si interessano troppo poco del passato. E qui mi collego al discorso che ha fatto il sindaco precedentemente, è veramente un piacere vedere così tanti giovani interessarsi al passato della nostra cultura, al passato, alla nostra storia, a cercare e fare domande sulla nostra identità, ed è una cosa che non in tutti i paesi dell'area grecanica comunque si vive e si percepisce. Rogudi è un antico borgo situato nel cuore dell'Aspromonte, tra due fiumare, la Mendolea, Amendulia Potamò in grecanico, Alece secondo quanto riporta Strabone nella geografia e Furria. L'etimologia del nome è ancora incerta. Giuseppe Pensabene riporta la citazione più antica che riguarda il toponimo, Ricudonton, presente all'interno dell'Ebrebion, e con un ragionamento riporta tale toponimo Arrigus, aggettivo di prima classe latino che vuol dire irrigato, mettendolo in relazione alla posizione appunto del paese che si trova tra le due fiumare. Secondo Gerhard Rolfs, il famoso linguista tedesco, promotore della teoria linguistica megalo-ellenica, potrebbe essere invece un derivato dal greco antico recodes, che vuol dire aspro, spinoso, ruvido e scabroso. Questa voce si riscontra nelle opere di Nicardo, autore dei poemi Teriaca e Alexifarmaca del III secolo a.C., ma lo studioso afferma nella non chiarezza del nome Rocudi. Sappiamo tutti che fu un paese legato alle vicende storiche della Mendolea e conosciamo la sua posizione, che possiamo definire precaria, con case edificate sull'orlo del precipizio, sovrastato dalle grandi masse di quello che viene chiamato, forse anche per la forma, Monte Cavallo, il quale raggiunge 1331 metri di altezza, distante dal mare 31 chilometri, lontano dal nuovo centro abitato, Rogudi Nuovo, ben 41 chilometri. Sappiamo tutti che nel 1971 l'alluvione e le calamità naturali che ne derivarono costrinsero gli abitanti ad abbandonare il paese, ma farlo non fu facile. Il tutto fu avvolto da un velo di tragicità e consapevolezza nel non poter far nulla per recuperare ciò che stava andando perduto, sentimenti che emergono in ogni abitante da me intervistato. La paura, lasciando il paese, era anche e soprattutto entrare a contatto con un'altra cultura, tradizioni diverse, usi, costumi lontani dalle loro abitudini. È per questo che anche la stessa lingua andò perduta, perché non capita, disprezzata, considerata rozza, volgare e poco raffinata, tanto da nasconderla perché considerati baddechi. E qui mi riallaccio a ciò che, a quanto diceva il professore Salvino Nucera. È una cosa reale, lo vivono, l'hanno vissuto e si sentono in dovere di nascondersi perché per loro era una vergogna parlare il greco e non volevano che nemmeno che i ragazzi lo parlassero, perché non volevano che a scuola li prendessero in giro. A tale proposito riporto una testimonianza integrale rilasciata da Domenico Stelitano, che dice: ricordo quando scendemmo tra le prime volte a cercar casa, ero con vostro nonno, discutevamo in greco sul prezzo degli affitti. Una donna a sentirci parlare esclamò: questi parlano peggio degli africesi, quelli almeno li capivamo. Noi che la capivamo scoppiamo a ridere, molti però vedevano in quelle parole, in quel non capirci, una vergogna.
e quindi facevano finta di non saperlo parlare, ma altri ancora la prendevano come una sfida e parlando fra loro il grecanico gridavano, lo facevano di proposito per farsi sentire, non avevano alcuna vergogna. Dalla testimonianza si capisce bene che, se per alcuni le parole di disprezzo non avevano importanza, ci ridevano loro perché non venivano compresi. Perché la loro consapevolezza e il loro orgoglio era superiore a quello che alle parole di umiliazione che sentivano dire. Per altri invece era vissuto come una vera e propria umiliazione e ciò li portava a rinnegare anche l'appartenenza al paese stesso. E ciò rimase evidente anche dopo la costruzione del paese, quando all'apertura delle scuole le giovani coppie sceglievano volutamente di iscrivere i figli alle scuole avviate dei territori limitrofi, pensando di dare loro migliori opportunità, poiché il pregiudizio era ormai radicato dopo 17 anni di diaspora. In effetti, in un primo momento i rogudesi furono costretti a stabilirsi nei comuni limitrofi, con la diffidenza degli abitanti che li disprezzava, definendoli montagnesi. Questa prevenzione nei riguardi della popolazione si ripercosse sui giovani dell'epoca, che per primi frequentavano le scuole in marina, dove venivano emarginati e bocciati a scuola. Questo provocò un forte aumento della dispersione scolastica. Sembrava destinato a disgregarsi il popolo, ma la voglia di riunirsi e di ricostruire una comunità e il loro senso di appartenenza ad un paese che, seppure abbandonato, doveva essere ricostruito, fu tanta. Così, il 4 luglio del 1981, cominciarono i lavori per la costruzione della nuova Rogudi. Dopo molte proteste, finalmente nel 1988 erano stati assegnati alla comunità gli alloggi. Il caso rogudese e le lotte e gli scioperi per ricomporre il paese furono documentati da molte testate giornalistiche che mostro voi con immenso orgoglio. Dal 1971, anno dell'alluvione, al 1981, anno della costruzione del nuovo paese, intercorrono ben 10 anni. Teniamo a mente che solo dopo 7 anni dalla costruzione del paese gli abitanti hanno potuto usufruire degli alloggi. In questi 17 anni di attesa, in cui il popolo si era ormai disperso, è come se si fosse creato un buco nero capace di trattenere con forza usi, costumi, lingue, tutto, che fino a quel momento erano la caratteristica principale del paese, capace addirittura di modificare l'indole ribelle e caparbia del paese, del popolo. Nel caso rogudese un ruolo fondamentale hanno avuto le donne, le quali cercarono di salvaguardare gli uomini dalla giustizia che minacciava la popolazione con l'arresto. Ci hanno creduto come solo le donne sanno fare, lottando con anima e cuore, con determinazione e caparbietà, senza indugio, portando i loro figli per mano davanti al prefetto per far capire che lottavano per loro. E negli occhi di quei bambini che oggi sono i genitori della mia generazione è rimasto indelebile il ricordo di tanto sentimento e amore nel difendere e custodire le proprie radici. È soltanto con l'unione che hanno potuto dare vita ad un paese. Infatti, come leggete dalle testate giornalistiche, in mille di fronte all'arcivescovo era tutto il popolo unito a battagliare per riavere la propria identità culturale e la propria identità di popolo. Da allora è passato molto tempo e Rogudi Nuovo, diverso dai territori limitrofi, un'isola grecanica asportata, come venne definita da Pasquino Grupi, cerca di aggrapparsi al passato e di tenere viva la propria cultura, presente nell'anima di ogni abitante, anima che è stata svuotata e privata della propria memoria, per questo nascosta. È in questo clima ostile che entrano in gioco due fattori importanti, la perdita di identità linguistica e la perdita di identità popolare. L'una dipende dall'altra ed entrambe sono il frutto dell'abbandono dell'antico borgo. La perdita di identità linguistica si percepisce fortemente e in modo rapido e indolore, oserei dire,
proponendo non un completo annientamento del greco o grecanico, come meglio preferite chiamarlo, ma piuttosto una particolare evoluzione della lingua che porta inevitabilmente da un lato alla perdita di alcune forme, dall'altro alla trasformazione di altre forme e all'inserimento di forme nuove dovute ad influenze di contatto con altre lingue o dialetti. Difatti, il nostro oggi non è un dialetto che ha, è un dialetto che ha perso molti dei tratti distintivi. Pensiamo alla perdita dell'infinito che non è visibile in tutte le fasce d'età. Però è possibile sicuramente riscontrare in ogni fascia d'età termini che derivano dal greco, come ha detto poco fa il professore Salvino Nucera, i termini di animale si sono conservati tutti, animali si sono conservati tutti. Mio fratello ha 22 anni e poiché ha sentito parlare, ha sentito dire e nominare appunto gli animali con termini greci, riesce benissimo a capire e a parlare di animali in termini greci, ma non sa fare un discorso in greco. Possiamo comprendere appieno la situazione linguistica attraverso la testimonianza del signor Stelitano Domenico. Alcuni fanno ancora oggi finta di non capire o parlare il greco, ma non è vero. Quando i ragazzi fra loro parlano nella piazza, mi capita di sentirli dire qualche parola in greco. Certo, magari è detta male e loro non sanno che è greco, eppure usano termini greci. Da ciò possiamo capire benissimo che i giovani nell'usare il dialetto ricorrono a termini greci inconsapevolmente. Dunque la situazione a Rocudi non è certamente quella di un tempo. Il greco, come anche il dialetto, ha subito delle trasformazioni sempre più forti man mano che diminuisce l'età del parlante. Per questo motivo, spesso, quando un abitante del paese parla, fa inconsciamente ricorso a una forma di quello che tecnicamente in linguistica prende il nome di code mixing. Il greco e il dialetto tendono a mischiarsi e, per esempio, il parlante, nel parlare il dialetto, nel discorso introduce parole e termini che derivano greci, derivano da parole greche, inconsapevolmente, ovviamente. È assolutamente quindi nella norma sentire un'anziana donna rispondere al buongiorno con buongiorno fatavo, è nella norma, ma è anche nella norma intervistare la stessa donna anziana e sentirsi dire non so parlare il greco o non me lo ricordo, non lo capisco. Allo stesso tempo fare alla stessa donna la domanda posiste e avere come risposta o tu so tu. È bizzarro, lo so, e me ne rendo conto anche io. Questo deriva dal fatto che comunque l'abbandono e il senso di disagio che essi hanno provato nel sentirsi umiliati appunto, ha generato questa forte diffidenza generale che li porta a nascondere lingua, costumi, usi, tradizioni, credenze. Abbandono e perdita d'identità sono piaghe profonde che affliggono non solo i Rocudi, ma accomunano indistintamente la maggior parte delle comunità dell'area grecanica oggi. A generarle è inevitabilmente l'indifferenza che divora le nuove generazioni nei confronti della propria cultura, ma è anche e soprattutto la noncuranza di essa da parte delle generazioni intermedie. È vero che il giovane non conosce il greco, ma è anche vero che il genitore del giovane non gli ha fatto conoscere il greco. È questo che voglio dire, non è tutta colpa del giovane che non si avvicina alla cultura greca, è anche colpa dei genitori che non hanno proposto la cultura greca. La cultura è l'insieme di conoscenze che formano la personalità e la capacità proprie di ogni individuo. In relazione ad un popolo, cultura è l'insieme delle sue credenze, delle sue tradizioni, dei suoi usi e dei suoi costumi. Dentro il concetto di cultura rientra il concetto di identità e quindi il concetto d'espressione di sé come individuo e comunità, come progetto di memoria passata e di proiezione verso il futuro. Nella cultura, perciò, risiede il senso d'orgoglio e di appartenenza di essere popolo e comunità. Ovviamente, inevitabilmente, è normale che essa cambi o si evolva, ma è nostro dovere morale tutelarla, proteggerla, ricordarla e viverla per quanto è a noi data la possibilità di viverla.
e se tale possibilità non ci è data, è nostro dovere morare, cercarla e indagare su di essa, oltre ogni limite del possibile. Ho iniziato il mio discorso con qualche parola in greco, specificando chi fosse mio nonno e attraverso la sua angiuria e il suo soprannome ho riconosciuto l'appartenenza alla mia famiglia. Nel piccolo mondo descritto dai suoi racconti, nonno aveva un soprannome per tutti i suoi amici e fieramente si presentava come Vincenzo Scinanca e paradossalmente, a distanza di due generazioni, vengo riconosciuta con grande orgoglio nel nostro piccolo contesto come la nipote di Vincenzo Scinanca. A Rogudi tutti si riconoscevano non per nome ma per nomignoli affettuosi che nascevano per caso da un gesto ripetuto più volte o da un'imperfezione fisica, non per disprezzo o con disprezzo ma con stima e affetto, e quindi Giovanni non era più confondibile con altri Giovanni perché era maresciallo. E Vincenzo, appunto, non era confondibile con altri Vincenzo perché era Scinanca. Senza distinzione di intelligenza o ricchezza, l'angiuria distingueva tutti. Attraverso di essa si distingueva la famiglia perché passava di generazione in generazione e viene portata tuttora con orgoglio, perché è con essa che ancora oggi ci riconosciamo in quello che è stato il nostro importante passato, ricco di valori e sani principi, fondamenta necessari su cui edificare la propria vita, e di questo io ne sono fortemente convinta. L'importanza di identificarsi nell'angiuria e riconoscersi con essa emerge da tutte le testimonianze che ho ascoltato. Salvatore Siviglia, da tutti conosciuto come grande poeta di lingua greco-calabra, che ho avuto il piacere di intervistare, durante una nostra chiacchierata mi disse: ci conoscevamo tutti non per nome ma per soprannome. Nel 1971, prima di venire qui, a Rogudi, a Corio di Rogudi, anche il medico parlava greco. Era così che comunicavamo. Curiosamente gli chiesi cosa fosse cambiato. Rogudi non è più Rogudi secondo lei? Mi rispose con parole che non dimenticherò mai: abbiamo perso tutto, nonostante in quel momento pensavamo di aver guadagnato tanto. Lì avevamo una vita umile, modesta, fatta di tanti sacrifici, è vero, ma era tutto diverso, ci aiutavamo a vicenda e se qualcuno aveva qualcosa in più la condivideva, non esisteva avidità, non esisteva egoismo, eravamo tutti uniti, ci rispettavamo senza interesse ed è con quell'unione e con quell'interesse, con quel rispetto che abbiamo dato vita al nuovo paese. Ma il mio cuore, come il cuore di tutti quelli che hanno vissuto lì, lì è rimasto e lì rimarrà per sempre. Emerge dalle parole del signor Siviglia la speranza iniziale che si contrappone alla successiva delusione e consapevolezza di aver perso e non guadagnato. Ed è certo che ciò che abbiamo perso, e mi metto anch'io, perché l'ho perso anch'io, è l'immenso patrimonio culturale che abbiamo lasciato alle spalle, proprio per la vergogna che pensavamo appunto di suscitare. Bruno Stelitano, anche lui poeta e grande scrittore di lingua greco-calabra, dopo aver lasciato una testimonianza del dolore e della paura vissuti durante le ore in cui era avvenuta l'alluvione, mi sollecita, riporta la mia testimonianza in greco, in dialetto e in italiano, e scrivi che te l'ha detto Bruno, la guardia, figlio del povero Giovanni Schiacciomitti, te lo dico perché ci tengo. Nella sua testimonianza Bruno Stelitano, che non leggo perché non vorrei dilungarmi troppo, ad un certo punto mi dice: ho preso le mie bambine, mia moglie, e non mi sono più voltato. Nel dirlo i suoi occhi si riempiono di lacrime. Io in quel momento ho avuto la percezione reale del dolore che i miei compaesani hanno vissuto e del dolore indelebile che è rimasto nel loro cuore ancora oggi. Confesso che in questi giorni di preparazione al convegno mi sono spesso sentita non all'altezza della situazione, non perché io non creda nel lavoro da me svolto, ma perché mi sento circondata da persone illustri a cui va tutta la mia stima, dalle quali io posso e devo imparare tanto.
Il mio, come ha scritto il giornalista locale toscano dopo aver letto la mia tesi di laurea triennale, è un atto d'amore dovuto alla mia comunità dopo l'esodo nefasto e doloroso che ha rischiato di mandare in frantumi storie, tradizioni, cultura, valori e senso di appartenenza in cui si riconoscevano tutti e di cui tutti andavano fieri. In conclusione, sollecito i giovani come me, troppo lontani dalle loro identità culturale e linguistica, di avvicinarsi, di frequentare e promuovere progetti che abbiano come fine quello di tutelare e salvaguardare a scuola, in comunità, come anche in famiglia, la minoranza culturale e linguistica di cui noi giovani siamo parte viva. Convegni come questo sensibilizzano e aiutano a far conoscere le dinamiche dell'abbandono, della perdita linguistica e culturale. Abbiamo bisogno di persone che ci credano e che investano tempo e fondi per tutelare e salvaguardare la minoranza linguistica che siamo. Ringrazio Don Domenico per avermi invitato. Persone come lei, caro Don Domenico, fanno sì che l'abbandono non corrisponda al sentirsi abbandonati. Spero nel mio piccolo di essere riuscita a soddisfare le aspettative di tutti voi. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie per l'accoglienza. Keramine olo fenomaste. Ringraziamo Vincenza per la sua arricchente esposizione. Dalla descrizione di questa giovane comprendiamo come nei racconti popolari si condensa sempre quella sapienza che diviene lezione di vita e che diverse volte è consegnata ai posteri non solo attraverso delle perle di saggezza come esortazioni, ma anche attraverso il racconto e le testimonianze. Una volta i nonni raccontavano ai propri nipoti le storie al fine di impartire loro una lezione di vita, con l'auspicio di orientare la loro condotta e le scelte future. Applicando il significato del genere racconto, ci imbattiamo in forme di trasmissione orale come il racconto mitico, la favola. Una delle favole, diciamo, che tutti noi sappiamo è quella scritta da Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Tra le tante peripezie del piccolo burattino, famosa è quella del gatto e la volpe, metafora della presenza subdola e fuorviante che i bambini dovrebbero evitare, rifiutando ogni atto di fiducia nei confronti di persone sconosciute. In tal senso, la saggezza popolare è scuola di vita e la tradizione grecofona è una evidente testimonianza. Diamo adesso la parola alla professoressa Giancotti, antropologa, fotografa, giornalista, famosa per aver svolto le sue ricerche in Italia e all'estero. In Brasile ha condotto le sue ricerche per oltre un decennio, particolarmente dedicandosi allo studio dei poteri femminili tra le sacerdotesse del Candomblé di Bahia e allo sciamanesimo amazzonico. Per la realtà greco-calabra ha portato avanti una ricerca antropologica concentrata sul patrimonio immateriale e la sapienza della nostra tradizione, divenuta vita vissuta e gesto concreto. Da questa ricerca è nato il testo Fedoxenia, l'occhiolenza tra i greci di Calabria, che ha ricevuto il premio Ali sul Mediterraneo 2017. Ok, lo dicevo, io sono venuta qui invitata dal GAL proprio per dare il mio contributo di antropologa, anche se io mi sono sempre occupata di popoli lontani. Sono di origine calabrese, mio padre è di un piccolo paese dell'interno della parte ionica vicino a Soverato e adesso la notizia è che mi sono trasferita qui da un paio d'anni e quindi dopo aver girato tutto il mondo mi sto occupando prevalentemente di questo luogo, un po' proprio sull'onda di questo invito che mi aveva fatto il GAL e che è diventato un libro, ma oltre a diventare un libro è diventato una sorta di conferenza spettacolo che io sto tenendo in moltissimi posti del mondo e adesso vi farò vedere. Però volevo tirando un po' le somme di questa questione che riguarda la lingua, mi veniva proprio in mente l'antropologo Franz Boas, che per primo tra gli antropologi storici si è messo letteralmente nei panni dell'altro,
vestendosi di pelli di foca e andando nelle isole del nord degli Stati Uniti tra gli Indios Inuit, per esempio, e lui è andato lì per dimostrare che quelli che erano considerati i popoli minori, minori perché così si potevano sfruttare meglio, gli antropologi infatti erano mandati all'inizio per il mondo per dimostrare la supremazia dei paesi del primo mondo e così legittimare schiavitù, colonialismo e tutto quello che ci ritroviamo oggi nel nostro piatto quotidiano. Allora Boas va lì e proprio sull'aspetto linguistico stabilisce la superiorità di questo popolo che era così evoluto da avere tantissimi modi per denominare il proprio mondo, proprio come qui ci sono più di, credo, 1000 forse modi di dire capra. E allora là, forse 1000 troppi, 100, vabbè. Sapevo anche quella coi pantaloni, quella senza pantaloni, insomma tutta una serie di denominazioni particolari. Ecco. Però ecco, lo sviluppo di una popolazione si capisce dalla precisione del suo linguaggio. E quindi questa lingua che ha fatto vergognare, in realtà è perché i nostri nonni si sono vergognati loro e hanno deciso di scegliere un altro modello perché l'hanno trovato più adeguato a loro, forse proprio per quella mitezza di pensare che quelli che vengono forse hanno qualcosa di meglio di noi. Però questo è anche una questione caratteriale, no? Anche mio padre quando è andato a Torino era additato come quello terrone che parlava calabrese, ancora oggi dei ragazzi che vanno cercano di nascondere l'accento. Però o uno è orgoglioso delle proprie radici, come mio padre che parlava anche con i cinesi calabrese stretto e quelli capivano, oppure cerca di omologarsi a altre realtà che in qualche modo gli sono più affini. Nel caso dell'identità, io ho voluto portarvi una cosa un po' ardita, perché adesso vi vorrei portare lontano per poi riportarvi qui. E l'argomento che volevo trattare riguarda proprio la molteplicità delle identità che noi spesso connotiamo come un fatto univoco e che invece dobbiamo pensare alla pluralità dell'essere umano. Quindi anche le persone di Rogudi hanno un'identità molto precisa che comprende la loro ferita e proprio per questo loro sono così. E così anche noi che dobbiamo fare i conti con una globalizzazione sempre più feroce, no? Nel senso di omologazione, possiamo fare di questo necessità virtù. Per un antropologo è un argomento estremamente interessante, un momento che forse non abbiamo mai vissuto così. E in più i giovani che se ne vanno adesso dalla Calabria sono uguali a quelli che se ne vanno da Roma, da Torino, da tutte le altre città d'Italia. Le mie figlie vivono a Parigi e a Berlino, anche se erano a Roma. Diventa un fatto che in qualche modo ci accomuna a quelli che vogliono andare fuori. Perché l'uomo, infatti, ha le radici, ma ha soprattutto le gambe, ed è un suo diritto quello di spostarsi, se è per scelta, naturalmente. Quindi io adesso vorrei anche chiedervi se si possono spegnere solo queste luci qui, magari, per avere un attimo di... Vediamo se funziona. No, questo era quello lì. È quello al centro che devo schiacciare? Perciò, io... Ecco, se si può spegnere anche quella. Praticamente io non so la parola greca per dire viaticum, ma è la parola latina dalla quale viene la parola viaggio. Ecco, ma in realtà non significava viaggio, significava ciò che di prezioso si portava via quando si intraprendeva un viaggio, per esempio la lingua, per esempio i beni immateriali, per esempio i nostri numi tutelari, naturalmente anche qualcosa da mangiare, una coperta, qualche soldo. E di questo viaticum io vi vorrei parlare, perché alla fine è quello che noi portiamo con noi quando andiamo via. E se noi lo portiamo, possiamo andarcene e tornare e possiamo mantenere la nostra identità, tenendo un contatto con quello che è stato e diventando qualcosa di nuovo. Quindi vi volevo portare attraverso questo metaforico, ci vedete? Cammino, all'interno di un piccolo viaggio.
un viaggio che però vi volevo far cominciare da molto lontano da qui, e quindi vi volevo portare in Brasile, perché è il posto dove io ho fatto più di 10 anni di ricerca sul campo e mi è servito tanto, perché il Brasile è un esempio di multiculturalità fin dall'inizio. Quindi il problema dell'identità diventa: che cosa sono io? Sono africano? Sono indigeno? Cioè io abitavo qui? Cosa siamo noi? Si chiedono i brasiliani. Non siamo né indios, né africani, né europei. Noi siamo un genere umano nuovo, che forse può essere migliore, dice Darcy Ribeiro, questo antropologo, perché ha più umanità incorporata. Cioè noi abbiamo preso qualcosa da ognuno. E allora, se è vero che qui ci sono dei DNA che sono estremamente autoctoni, ctonei, che vengono da qui, è anche vero che la Calabria, che il Mediterraneo, è un grande crocevia di culture. E quindi vi porto all'interno di questo piccolo viaggio come metafora di un'identità che dobbiamo imparare noi stessi a, come dire, agganciare ai nostri padri, ma che possiamo anche decidere. Per esempio, questa foto per me rappresenta i primi marinai che sono arrivati con le navi di Álvaro Cabral nel 1500 e hanno deciso di scappare dalla nave per farsi brasiliani. L'identità è anche una decisione. I nostri nonni hanno deciso che era meglio non parlare quella lingua. Hanno valutato in massa che evidentemente il potere, magari televisivo, non so, in quegli anni c'erano queste cose, ci si sentiva ai confini dell'impero, non si aveva la forza contrattuale con noi stessi, proprio con se stessi, con la propria identità, appunto, per poterla mantenere con forza. In questo caso questi signori avevano deciso di rimanere in Brasile. Solo per fare un esempio, quando sono arrivati i portoghesi a bordo delle navi, delle caravelle, hanno visto gli indios e lo scrivano di bordo ha subito scritto: loro vanno nudi, senza provare alcuna vergogna, e mostrano le loro parti, le loro vergogne, c'è scritto nel testo, come se mostrassero il volto. Però se ci mettiamo dal punto di vista invece di questi capi indigeni che vedono questi uomini barbuti con le corazze arrivare, loro pensano esattamente l'opposto. Vanno vestiti, non l'hanno scritto, ma io ho fatto una ricerca, sono stata tra i Pataxó, che sono lì a Porto Seguro, e un discendente di quei signori, nella trasmissione orale di cui noi siamo maestri, è arrivata questa notizia. Arrivavano tutti vestiti. Da noi chi si veste ha qualcosa da nascondere, o nel corpo o nello spirito. Quindi questo per dirvi che il punto di vista dell'altro può cambiare completamente di segno il significato. E quindi volevo cominciare da questo posto, perché il viaticum è per esempio quello che io mi sono portata quando sono andata, questa sono io molti anni fa, tra le popolazioni del Mato Grosso, Chavanti, e con il mio punto di vista, con la mia sensibilità che mi viene moltissimo da questa eredità paterna, di questo senso appunto di rapporto molto forte con la natura, io mi sono trovata lì tra gli indios Chavanti con degli strumenti che mi venivano dalla mia educazione che viene da queste parti, che mi sono serviti moltissimo per capire. Ma se vogliamo parlare di viaticum, allora io ho fatto questa metafora di valigie di quello che gli italiani si sono portati nel mondo, no? E ci sono, senza questo bagaglio, noi non potremmo essere noi. E questo bagaglio che fa di noi delle persone completamente diverse, e dobbiamo imparare a riempirlo anche di nuovi concetti che arrivano anche da contaminazioni esterne che magari non ci saremmo aspettati. Questa è proprio la stazione di Torino, proprio dove è venuto anche mio padre. E allora molti di questi sono andati anche, hanno attraversato l'oceano e sono andati proprio in Brasile, dove io ho conosciuto delle comunità calabresi o venete che parlavano dialetti arcaici, in particolare i veneti parlavano in modi dove, che a casa loro non usano più, e soprattutto cominciavano a denominare il mondo che trovavano lì secondo i loro concetti portati da casa. Quindi il giaguaro e tanti animali della foresta venivano denominati alla veneta, per esempio.
si mangia la polenta piuttosto che, e per esempio a Rio de Janeiro la maggioranza delle persone che hanno delle edicole sono tutti calabresi, perché i primi sono andati erano gli unici che si volevano svegliare la mattina presto per fare quel lavoro. E se noi andiamo lì noi troviamo delle cose che qui si sono perse, perché come è noto chi va via si attacca di più alla tradizione per sentirsi meno solo. Quindi vedete questi anziani con delle caratteristiche fotografati nelle foreste del Brasile, del sud del Brasile, che hanno delle caratteristiche gestuali che sono invece rimaste inalterate. Per esempio una cosa veramente da fare sarebbe quella dei gesti. E allora che cosa andavano a fare questi italiani in Brasile? Pensate che andavano a prendere il posto degli africani, gli africani che erano stati fatti schiavi dai portoghesi e che erano andati in Brasile per coltivare le piantagioni di canna da zucchero. Tutte fotografie che ho fatto io nel corso delle mie ricerche, queste in particolare sono fatte in Benin, che anticamente si chiamava Daomei ed era il porto di partenza delle navi che portavano africani in Brasile. E allora questi africani veramente hanno contribuito a forgiare in maniera assolutamente fondamentale questo paese, portando tutto il loro arsenale simbolico, tutta la loro spiritualità, una forma religiosa che cultuava le forze della natura e che loro hanno trapiantato in Brasile. Prima di lasciare l'Africa facevano 3 giri attorno a un albero considerato sacro, e questo avrebbe permesso all'anima di ritornare in Africa. Da qui partivano le navi che andavano a Bahia, e qui siamo a Bahia. Questo luogo infatti si chiama Xeganego, cioè dove arrivavano gli africani. E che cosa hanno portato? Appunto hanno portato la loro religione, hanno portato il loro modo di abitare il corpo, la loro danza soprattutto, cioè tutto ciò che riguarda la cultura immateriale, perché naturalmente arrivavano nudi, i loro saperi, quello che sapevano fare, la loro lingua che ha influenzato potentemente il portoghese, che ha un sacco di parole africane all'interno di se stessa. E appunto portando l'aspetto religioso portavano con sé anche tutta una maniera di richiamare questa spiritualità dall'Africa attraverso la danza. Quindi un corpo che accoglie dei gesti che sono una memoria di gesti molto antichi che loro hanno ereditato e che sono addirittura in grado di far manifestare nei loro corpi degli spiriti, delle forze della natura, come per esempio la dea del mare Iemanjá. Ed è qui che voglio fare questo collegamento. Chi è questa dea Iemanjá alla quale si offrono fiori? Che si chiama in lingua Egba Jeje Omoya, madre i cui figli sono pesci. Questa Iemanjá è una dea alla quale si offrono fiori e anche addirittura cibi particolari e si festeggia il 2 di febbraio oppure il 1 gennaio a Rio de Janeiro, offrendo proprio dei doni al mare, e non è altro che la nostra sirena mediterranea, Magno Greca, la nostra sirena che custodiamo nei più bei musei della Calabria, l'Ocri Pizzeferi, il Museo di Reggio Calabria, il Museo di Crotone, che ha questi reperti meravigliosi che sono la rappresentazione di una entità Magno Greca che molti hanno individuato come le ancelle di Persefone. Come sapete la sirena inizialmente è una donna alata, soltanto nel Medioevo ha perso le ali perché era troppo vicina al cielo e quindi si è preferito sostituirla con gli angeli che non erano femminili, no? Quindi ha perso le ali ed è stata tuffata nell'oceano. E guardate, proprio questa sirena è la patrona, potremmo dire, di Salvador da Bahia, dove i pescatori l'hanno eletta come loro nume tutelare. Perché? Perché loro l'hanno vista, i loro antenati, sulle navi negriere, dove era polena di nave, la polena di nave che appunto cerca di benedire la traversata. Traversate che erano fatte così, a sardine, si parlava di pezzi
e non di uomini o donne. Erano pezzi, pezzi che costavano di più o che costavano di meno, e venivano così stipati, stivati in questi grandi galeoni, e arrivavano in Brasile soprattutto per raccogliere la canna da zucchero. Molti morivano durante la traversata, come sappiamo, e venivano messi così in fila secondo una brutalità che era quella del profitto, che purtroppo aveva anche questo sistema schiavistico, ha avuto delle benedizioni importanti, per cui è stato un sistema che ha funzionato fino al 1888 in Brasile, l'ultimo stato a dire addio. E come non fare un confronto con queste imbarcazioni che arrivano oggi alle nostre coste? Anche se solo così a livello di immagine trovo che sia abbastanza scioccante. Sono diverse situazioni, però l'attinenza è palpabile. E dove arrivano? Arrivano alle nostre coste. Arrivano alle nostre coste dove appunto io ho cominciato questo lavoro, perché diciamo che il lavoro che ho fatto per il GAL è stato per me una sorta di capitolo primo di un lavoro che io vorrei continuare sia nell'area grecanica, per esempio Roccaforte del Greco è rimasta fuori da questa mia ricerca, e altri paesi dell'area, e anche continuarla proprio in Calabria. Per questo mi sono trasferita qui, insegno antropologia all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, e cerco di fare proprio una vera e propria task force di ragazzi che mando sul campo a fare ricerche, come la bellissima ricerca che ha fatto la nostra collega che ha raccontato prima. Io cerco di far lavorare e cerco di far ispirare, in questo caso ragazzi che lavorano all'Accademia, quindi sono potenziali artisti che magari si ispirano ai manga giapponesi piuttosto che alle cose più lontane dalla nostra realtà, che va benissimo perché siamo appunto esseri plurali. Però che peccato non utilizzare quello che abbiamo solo noi, no? Quello che ci differenzia dagli altri. Alla fine capire cosa ci differenzia è la cosa più importante. E io ho voluto cominciare questa ricerca cercando di cambiare il punto di vista, e quindi dalla costa ho cercato di volgere lo sguardo invece verso l'interno, sempre con questo binario unico che era quello di cui parlava Cesare Pavese, la ferrata. La ferrata è proprio una, proprio una sola, ancora oggi è così, ed è una cosa che ha anche del fascino, se vogliamo, se non fosse una questione di arretratezza che ci impedisce di arrivare nei posti dove vogliamo. Ecco, allora, partendo da questa ferrovia, quindi ho cercato di cambiare il punto di vista. Questo è quello che si vede dalla montagna verso il mare, da Bova Marina, e poi invece questo è quello che si vede dal mare verso la montagna. In qualche modo ho voluto entrare nella polpa viva di questa Calabria che, come dico sempre, ha una sorta di costa di pettine, che è la A106, dalla quale si diramano i denti del pettine che entrano all'interno, e tu per andare dall'altra parte devi per forza riscendere e ritornare. Una cosa che a noi sembra normale, ma che non è così. Alla fine tu arrivi in un posto dove c'è un uomo, dove c'è una donna, una signora che ti racconta la sua storia, ed è la storia alla quale tu arrivi attraverso questa strada. Io ho cominciato da Bova e ho cominciato con una persona che qui conoscerete tutti, che è Tito Squillaci, di cui si è parlato anche prima a proposito delle figlie, e che a un certo punto, dopo la intervista che gli ho fatto, che apre il libro Filoxenia, riceve una telefonata da Cambridge, ed era Maria Olimpia che gli parlava in greco di Calabria da Cambridge, dove, come sappiamo, lei è diventata una linguista che lavora in questo ambito e che insegna la lingua greca di Calabria a quelli che la vogliono imparare. E questo però viene da un momento di grande orgoglio di appartenenza che ha avuto questo signore, quando persino una donna delle pulizie di casa, a un certo punto, sentendolo parlare solo greco di Calabria con le figlie appena nate, non si è tenuta e ha detto: «Dutturi, che sta lingua non è per voi!» E lui ha risposto: «Niente!» E invece era proprio per lui questa lingua, non solo era per le figlie, era per tutti quelli che adesso la portano avanti, addirittura la insegnano agli stranieri. Capito? Questo ce l'abbiamo solo noi, questa cosa, questa unicità.
sulla quale dobbiamo puntare, cercando di essere meglio di quelli che a un certo punto, per mitezza, per senso di inadeguatezza col mondo che stava cambiando, hanno abdicato e hanno deciso che era meglio quell'altro, era meglio il palmolive, era meglio la lavatrice. Noi prendiamo quello che ci fa comodo di questo meglio dell'era contemporanea, magari cerchiamo di non morire di malattie che erano incurabili, cerchiamo di non stare presso il caminetto con la vesta, come dicevano delle donne che dovevano stare, per esempio, no? Però teniamoci quello che di buono c'è. Per esempio, dicevamo prima, il rapporto con la natura, questa simbiosi così sentita che adesso vi racconterò attraverso le parole di queste persone. Quindi subito sono entrata in un'area agropastorale, pastorale soprattutto, innamorandomi proprio di questo, di questa frequentazione degli stazzi, per cui ho passato molti giorni, io sono stata circa un anno a fare questo lavoro, e la mattina molto presto arrivavo nell'ovile. Le capre mi guardavano con una certa diffidenza all'inizio, poi dopo invece siamo diventate amiche. E questo signore, che si chiama Nucera anche lui, è uno degli accordatori di campane di capre che è ancora rimasto a Bagaladi e che le accorda secondo un tono preciso. Vengono poi, ma lo sapete, consegnate agli animali e ognuna ha un suo suono particolare. Quella che guida ha il suono più basso, e il giorno di Pasqua c'è il grande concerto, l'unico giorno nel quale tutte le campane sono addobbate per l'uscita. Io mi ricordo che ero a Roma, lui mi ha detto: adesso c'è il concerto di Pasqua, io ho preso il treno, dove vai? Vado al concerto di Pasqua. Dice: ah, dove vai? Vai all'auditorium? No, vado alla Fiumara del Tuccio, dove vengono arringati i crapi. E così sono venuta qui e sono contenta di questo, perché ho registrato. E questo suono è diventato poi un programma per Radio 3 che ha avuto molto successo, si chiama Volti e Voci della Calabria Greca, e si può ascoltare ancora scrivendo Volti e Voci della Calabria Greca. Sono 4 puntate e queste persone di cui vi sto raccontando raccontano la loro storia, ci sono suoni, ed ha avuto anche moltissimo successo anche all'estero questo programma. Radio 3 ha circa 8 milioni di ascoltatori fidelizzati. Sono ascoltatori a cui piace questo mondo. Non vogliono andare al Papete, vogliono venire in posti dove c'è l'uomo che racconta una storia. E quindi questo programma ha avuto più successo di molti altri programmi che ho fatto, che potevano avere potenzialmente più successo, come per esempio, non so, sul samba o cose del genere. Abbiamo ottenuto tantissime lettere da questi ascoltatori, e quindi continuavo a cercare storie come questa di Pasquale Romeo, che come sapete è l'attore di Anime Nere che apre il film, che invece racconta appunto che se vuole il cinema lo deve venire a trovare qua. Lui è andato una volta a Venezia, ma poi è tornato, si è comprato delle altre capre, poi è andato a abitare a Milano per fare un'agenzia, ma quando ha visto che l'uomo del piano di sopra era morto e che nessuno sapeva come si chiamava, si è molto spaventato ed è tornato a casa, per esempio. Cioè, nessuno sapeva chi fosse questa persona, no? Come succede nelle città. Quindi diciamo che questa realtà noi la dobbiamo valorizzare, nel senso che dobbiamo forse anche imparare a raccontarla. Io mi sono un po' specializzata in questo, per cui questo lavoro che voi vedete è diventato una cosa itinerante, una forma di spettacolo itinerante che io vado raccontando, come la storia di Antonino Principato da Staiti, che conoscerete tutti, immagino, che prima faceva l'acquaiolo una volta nella vita, prima di fare il fabbro, no? Il fontaniere, ecco, che andava a mettere l'acqua dove l'acqua non c'era, e quindi mi raccontò che a Pietrapinnata mise l'ultima acqua corrente di tutta l'area, perché era un posto dove non c'era appunto l'acqua corrente fino agli anni, dalla fine degli anni 60 è successo, forse anni 70. Quindi è stata una grande rivoluzione quella di aprire un rubinetto e vedere l'acqua uscire. Lì cambiava un'epoca, tutta la socialità di andare a lavare al fiume, di raccontare fatti, era il posto dove succedeva tutto, la Fiumara, no?
Poi a un certo punto dell'anno la fiumara si arrabbiava e diceva: no, adesso andatevi dalla casa che sono in piena. E allora tutti andavano via ed erano in qualche modo isolati, perché erano anche le strade per arrivare al mare. Allora lui dice che il paese in festa per quest'acqua potabile, ammazzano la capra, ballano tutta la notte, fanno la pasta di casa, zampogne, tutti che ballano. E la mattina una signora va da lui e dice: compari, grazie compari, e domani ce la portate di nuovo l'acqua? Perché era talmente straordinario che anche se fosse stato per una notte sola valeva tutta quella festa. Ecco, storie così vi assicuro che mandano in visibilio, strabiliano persone che abitano lontano da qui. A questo punto già erano scoppiati 10 applausi, risate, gente in piedi. Voi invece conoscete tutti, quindi è normale, insomma, tutto nella norma. Però secondo me dobbiamo imparare a valorizzare persone come il nostro amico qui che si occupa di api e che dice di conoscerle tutte per nome, e che io ho considerato un po' come una specie di sciamano della di Bova, perché conosce per nome tutte le piante e tutte le capacità di tutte le piante, insomma tutte le potenzialità. E poi appunto, andando velocemente, arriva la visione che un po' mi diceva il professor Minuto, che è il sottile ispiratore di tutto questo lavoro, quando, a proposito di filoxenia, perché questo lavoro si chiama filoxenia, l'accoglienza tra i greci di Calabria, io dissi: ma secondo lei è una caratteristica tipica, tradizionale di quest'area? E lui ha detto: no, è di tutti i popoli che sono rimasti veri. E dove c'è verità dell'uomo, non è una cosa solo nostra, c'è, potrebbe essere in Australia, in Brasile. Per questo io ho voluto cominciare da lontano. E arrivano anche altre persone qui che riempiono posti che sono stati lasciati vuoti, perché non c'è più quello che appunto può aiutare a raccogliere le olive. Allora si prende una persona magari del Punjab, che storicamente è un paese con vocazione all'agricoltura e che sa trattare con appunto le questioni che riguardano l'agricoltura. Oppure questo ragazzo che invece è del Punjab, ma a casa sua lui faceva il massaggiatore ayurvedico, cioè il massaggio curativo di famiglia, tutta la famiglia erano dei curatori col massaggio, e adesso accarezzava e curava le capre, massaggiava le capre. Quando siamo entrati, tutte le capre si sono buttate su di lui a fare cose che non ho mai visto, baci, gli stavano tutti intorno. E lui mi ha detto: loro crede che io mamma, ma io credo invece che era un fatto di fisicità che lui riusciva a passare a loro praticando un massaggio. E poi quella volta che sono andata a Condofuri, che non c'era proprio nessuno, c'era solo questo suono di organetto con Francesco Caridi che suonava, e sono entrata e la prima cosa che mi ha detto non è: da dove vieni, come ti chiami, ma è: trasiti, mangiati con noi, oggi abbiamo pasta e ciceri. E questa pasta e ciceri, che non si può dire di no naturalmente, è appunto una cosa che ci distingue. Per esempio, se vai in Africa, dove sono andata con le foto di prima del Benin, non ti chiedono come ti chiami, da dove vieni, cosa fai qui, ti dicono: fammi vedere la tua danza, e attraverso la danza io capisco chi sei. Che questo potrebbe funzionare anche qui, adesso arriveremo alla questione della danza, ma in questo caso la prima cosa è la condivisione sacra del pasto, perché il pasto consacra l'incontro, perché ci si sente a casa quando si può raccontare la propria storia e si può ascoltare quella dell'altro. È lì che ci si sente veramente a casa, e poi si va via con un sacchetto pieno di cose da mangiare, no? Mangiati figlia, mangiati, diceva la signora Lina, che io ho voluto poi così collegare a questi giovani invece, sempre di Bagaladi, questa ragazza che voleva andare in Svizzera e lui invece voleva continuare a stare qua. Ma questi ragazzi, soprattutto lei, ha un patrimonio immateriale introiettato che le permetterà di andare ovunque senza andare via da qui. Lei ha la danza, lei ha il passo della sua bisnonna nel suo corpo, lei può danzare con i più anziani del paese e può ricordare
com'era la danza di 100, 200 anni fa, perché ce l'ha nel proprio corpo, no? E se allora è necessario, come ci diceva De Martino, avere il nostro paese con noi, avere una memoria del villaggio dentro di noi, nella mente, dice lui, ma lei dice invece nel corpo, che ha una sua memoria il corpo. Pensate che in Guerra e Pace Natasha, la principessa, era stata allevata da una babysitter, non mi viene il nome, francese, non aveva mai visto il popolo perché doveva rimanere in una torre, no? Doveva essere la persona aristocratica. Natasha ha sentito una musica ed è arrivata alla festa e ha danzato come la più popolana delle danzatrici. E Tolstoi si chiede: ma dove avrà imparato questa principessa allevata da una francese il vero spirito della madre Russia? Non l'ha imparato, lo ha ereditato, non l'ha mai visto. Noi ce l'abbiamo dentro, per questo, anche se non, virgolette, sappiamo ballare, sentiamo un richiamo. Non bisogna sapere, anzi bisogna lasciare il sapere e fare agire la nostra eredità, no? Perché abbiamo anche questo ereditato, non solo la tristezza di aver lasciato Rogudi o le nostre ferite di immigrati. Questo fa parte anche della nostra forza, di qualcosa che ci contraddistingue assolutamente, no? Così come queste bellezze naturali che forse questi ruderi di castelli come quello di Amendolea, che forse proprio perché stanno per essere rimangiati dalla natura, hanno questo fascino più che se l'uomo fosse intervenuto a modificarli, no? E questo periodo è proprio il periodo che stiamo vivendo adesso, come così stagionalità. Era il periodo in cui chiudevo le immagini di questo libro che ho fatto, che mi ricordavano, non lo so, artisti come Cristo che vanno impacchettando cose, no? Noi qua abbiamo, e si incontrano personaggi, Bruno Spanò, che subito mai visto in vita e subito chiede a cui appartenete, cusiti, siete sposati, quanti anni avete, cioè così, perché c'è un interesse, una curiosità. Gli uomini sono pochi quelli che passano, magari possono raccontare altri modi di vedere la vita, no? Poi ci si gira e si capisce che si è in un posto veramente privilegiato, molti vanno nel Machu Picchu o cose del genere, però la forza, no? Quella capacità, come dice il professor Minuto, queste montagne mi parlano, e devo dire che queste montagne parlano, parlano veramente. Ci sono altri posti bellissimi con storia eccetera, ma qui c'è qualcosa di misterioso, c'è qualcosa che emana dalla terra, no? Un genius loci potremmo chiamarlo, un'aura particolare, qualcosa di arcaico, di antico. Questo è semplicemente un tramonto sulla Amendolea, ma appunto ci parla. E a proposito di, appunto, di introiettare qualcosa della nostra cultura immateriale, credo non ci siano molte regioni in Italia dove un bambino di 3 anni tiene un tamburello come una reliquia e muove il piede senza smettere al ritmo del tamburello e con una serietà professionale tratta questo strumento, no? C'è un'alternativa all'oggetto elettronico, noi ce l'abbiamo. Qui vediamo un bambino con un cellulare e vediamo qualcun altro che può fare anche qualcos'altro. Noi ce l'abbiamo questa cosa, non ce l'hanno tutti. E il modo di prendere questi strumenti in mano collega direttamente questi bambini ai loro nonni, i loro passi sono collegati a quelli dei nonni, e quando schioccano il tallone, il tacco proprio sul selciato, questo serve a risvegliare i semi nella campagna, serve proprio a risvegliare la vita. E quindi ci sono molte scuole di questo genere, ci sono anche i bagni, vedete, attrezzati. E tu vedi questi bambini che sono di una serietà incredibile, non è soltanto una questione ludica, no? Di gioco, è qualcosa di molto serio che li connette con filo diretto a qualcosa di antico che loro riconoscono. Forse è inspiegabile, nessuno mi ha detto niente, ma se voi vedete la postura di questo ragazzino che sembra un ballerino del Bolshoi, come tiene la fisarmonica e come è serio in quello che fa.
E arriviamo allora nei posti più vicini a noi, qui siamo a Gallicianò, dove anch'io ho incontrato il nostro amico artista, detto così, e il nostro amico architetto, che mi ha fatto anche in questo caso da apricammino e mi ha portato all'interno di questa chiesetta bizantina, spiegandomi la questione appunto della luce, che deve essere una luce naturale, immettendomi in una area di spiritualità attraverso un segnale sonoro che è quello della campana. Stiamo entrando in uno spazio sacro, lo stiamo facendo con il nostro corpo che sarà chiamato a fare dei gesti, a guardare con la luce solo della candela. Avevamo condiviso questo primo incontro appunto col professor Minuto, e questo anche fa parte di questa ricerca, diciamo. E c'era poi quella parte dove c'erano quelle forme che erano ancora vuote, io pensavo che fosse una parte in restauro o che stessero per dipingerle, invece Mimmo Lucera mi diceva che erano i santi italo-greci che dovevano essere ancora scoperti. Ed è molto bella l'idea di lasciare uno spazio vuoto a qualcosa che deve essere scoperto, ma che è qui, che già appartiene, ma è stato dimenticato. Anche dentro di noi c'è questo spazio vuoto. In realtà non è vuoto come è vuoto dell'om, come il vuoto della meditazione. E per finire torniamo a Bova, dove ho incontrato questa signora, la signora Petronilla. E la signora Petronilla, come molte altre signore, ha un rapporto bellissimo con le sue nipoti e fa ancora il pane in casa e fa fare il pane alle nipoti e lo gira poi alla fine per lievitare in un panno di ginestra e lo mette nel letto nuziale. E le nipoti chiedono: ma nonna, il pane ha sonno che si deve riposare, ma perché lo metti a dormire? Non si è ancora svegliato il pane? Ebbene, questo è solo uno dei tantissimi gesti che qui si fanno ancora, che collegano questa realtà a qualcosa di molto antico. In questo caso, la fecondità della donna, del suo talamo nuziale, alla fertilità della terra, di cui condivide il mistero, potremmo dire. E allora queste nipotine ereditano questo gesto, magari non ne sanno più il significato. Una cosa da fare come ricerca è sicuramente quella di cominciare a mettere insieme un catalogo di gesti, un catalogo di qui c'è un bisogno enorme di classificare i nostri beni immateriali, ma attraverso un modo che sia anche diciamo spettacolare, che sia anche bello da vedere, non semplicemente la compilazione di qualcosa di questo genere. Io mettevo questa immagine così a conclusione perché mi faceva venire in mente quella frase di Fabrizio De André che dice: quel mistero che si svela quando lievita il ventre, a proposito di Maria che era incinta, appunto, che aveva Gesù nel suo ventre, così come il pane lievita, così come le fiumare evocano questa femminilità. Il mio lavoro è finito, vi voglio solo fare una piccola carrellata di dove è stato presentato. Per esempio a Cremona, all'Associazione Grecofona di Cremona, è stata un'esperienza bellissima, al Festival di Viaggio di Villa Celimontana a Roma, un festival internazionale dove Filoxenia ha avuto un grande apprezzamento, al Sciabica Festival di Rubettino, però anche a Mandanici in Sicilia, dove addirittura il convegno intero è stato chiamato Filoxenia perché ispirato da questo libro, quindi un convegno multidisciplinare di antropologia ma anche psichiatria, dove si parlava di accoglienza e dove io ho fatto una presentazione analoga. Poi al Circolo dei Lettori di Torino, prestigiosissimo luogo dove ho fatto venire anche la mia regista Cettina Flaccavento, appunto di Radio 3, e così anche all'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, dove hanno applaudito la Calabria greca in piedi e improvvisamente si sono poi tutti svelati come calabresi che prima non lo dicevano, a proposito di ci vergogniamo, alla fine tutti erano calabresi, prima non lo sapevamo però, ma ecco, questa è stata una cosa molto bella. Altre cose che ho fatto qui sono state per esempio questo film sull'Annunciazione del Gaggini alla quale ho collaborato con Pasquale Faenza, ma questo era un film di cui io
mi sono occupata, tantissimi reportage sulla Calabria, come per esempio questo uscito sul Gattopardo, e poi soprattutto le cose radiofoniche, quindi una puntata su Gerald Rolfs di Wikiradio, quella sui bronzi, quella filoxenia e quella fatta invece sul Parco Nazionale della Sila. Tutte cose che potete trovare sul scrivendo Patrizia Giancotti e Radio 3, vengono fuori decine di programmi che io ho fatto sulla Calabria, senza mai dire la parola mafia o altre cose del genere. In particolare il rapporto con la sirena, io lo sto portando avanti con una mostra che voglio fare e che sarà itinerante e che cerca proprio di mettere insieme diciamo il mito magno greco con questa sirena che si fa messaggera di popoli diversi. Quindi avevo fatto questo lavoro dal Mediterraneo al Brasile sulla rotta delle sirene, l'ho presentato a Reggio Calabria, e poi infine questi riconoscimenti che sono venuti dalla stampa nazionale, cioè questo reportage del Corriere della Sera fatto proprio sulla mia attività all'Accademia. Tutto il dossier è stato dedicato al lavoro che ho fatto in Accademia e che faccio con i ragazzi, quindi lo sto facendo quotidianamente. Questo invece sulla mia decisione di appunto trasferirmi, anche qui con sempre tutto molto diciamo pratico che riguarda il lavoro in Accademia. Questa è l'Accademia di Belle Arti e adesso sono ricominciati i corsi, i ragazzi andranno di nuovo sul campo a intervistare nonni, gente di famiglia e a scoprire cose che loro stessi non sanno. E l'anno scorso abbiamo fatto 270 tesi, di cui almeno 190 sull'area. In particolare sono molto interessati all'area grecanica. Un'ultima piccola cosa, questo treno, io sono qui perché qualcuno l'ha preso, perché come vi dicevo, benissimo le radici, ma noi abbiamo gambe, quindi abbiamo il diritto, i calabresi ce l'hanno e se lo sono preso per bisogno, ma poi ne hanno fatto una grande virtù di adattamento, perché si scopre che appunto per esempio il direttore di Palazzo Reale a Milano, piuttosto che personaggi importantissimi del mondo, vengono dalla Calabria. Qui un uomo è andato via dalla Calabria, si chiama Gabriele Giancotti, è mio padre, che non c'è più su questo piano di percezione da un paio d'anni, e che è andato via da questa terra per andare a Torino, e lì in un cortile ha incontrato una ragazza, perché lui faceva il venditore del romanzo del bandito Giuliano a puntate, quindi andava casa per casa a vendere questi, che erano dei fascicoli, ecco, dei fascicoli, e in un posto ha trovato questa ragazza fantastica, lei veniva invece da Pozzuoli, si sono incontrati e hanno cominciato ad avere una storia, si sono sposati, lui un bellissimo profilo greco, ma non sapeva di essere bello, perché qui, per via di malocchio, gli dicevano sempre chi si brutto, quindi lui pensava di essere bruttissimo, chi si brutto, no? Poi arrivando lì invece si è accorto che era molto bello, perché le ragazze quando arrivava sul ballatoio si buttavano giù e dicevano «Le arriva cul de romance», che sarebbe quello che vendeva il romanzo al bandito Giuliano. Ecco, queste due creature meravigliose si sono mosse dai loro posti, non avevano radici, avevano gambe, e hanno fatto me, che qui mi spaventavo davanti alla macchina fotografica. E questo è il primo viaggio che loro fanno invece tornando con la giardinetta di legno da Torino in questo paesino che si chiama Palermiti. Poi la giardinetta mio padre è riuscito a venderla a un contadino, ma non funzionava più, il contadino non aveva la patente, dice non importa, metti la ciuccia davanti, ti siedi, e così c'era la ciuccia. Comunque lui era riuscito a vendergliela, ed è qui che io mi sono trasferita perché voglio lavorare sulla Calabria. Scusate se sono stata un po' lunga. Grazie. Ringraziamo la professoressa per l'appassionante riflessione, ricca di stimoli dai quali sicuramente trarremo profitto sia per una riflessione personale sia per una riflessione condivisa. L'orizzonte antropologico ci ha permesso di comprendere la tipicità di questa porzione di umanità che esprime se stessa attraverso gesti e consuetudini cui la radice sta la sapienza greca. Ringrazio Domenico, ringrazio i relatori e soprattutto tutti voi per l'attenzione.